Shalawam, 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 Shalawam. Eccoci qua un altro giorno, un altro sabato, qua per le vie, per le strade, a portare la verità della Bibbia. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, le adorazioni e il potere al Padre Onnipotente. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Ba'ashem, Ba'akudash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone, GMS, Gran Pietra Molino, per averci insegnato questa verità e per il loro ministero a servizio di Yahawah Yahawah Shai. E saluto Shalom, che significa pace, agli eletti della casa di Israele, alle 12 tribù che oggi sono disperse in tutto il mondo, che predicano questa verità in sincerità e umiltà e che vivono e soffrono a servizio di Yahawah Yahawah Shai, che adorano in verità e in spirito il Padre Onnipotente Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai. Shalom Ayakiam alle acqua che ascoltano e mettono in pratica la verità della Bibbia. Come detto, siamo qua a portare la buona notizia, a predicare la buona notizia e il Vangelo. La buona notizia è che questo regno, questo governo, questo mondo governato dal così autoproclamato uomo bianco che oggi ha il potere, nazionalità biblica Esau Edom, è alla sua fine, è ai suoi ultimi tempi. E noi, come ha detto l'apostolo Gabbar, venendo qua per le strade e venendo a predicare questa verità, distruggiamo, siamo come quella pietra nel sogno di Daniele, quella pietra in Yahawah Shai, quella pietra che è Yahawah Shai, e noi siamo un corpo con Yahawah Shai. E veniamo a distruggere questo governo, questo regno governato dai diavoli, dagli ingannatori di questa terra. Ricordo che Yahawah Shai è il vero nome di colui che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Il vero nome del Messia, della Mashiach, nell'ebraico antico è Yahawah Shai, che significa il Salvatore. E noi portiamo la sua testimonianza. Portiamo la sua parola, la sua verità, che è venuta a predicarci, è venuta a profetizzarci, ad annunciarci, a portarci la luce 2000 anni fa. E questo veniamo a predicare: il regno di Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, che sta venendo a stabilirsi su questa terra qua. E noi affrettiamo i tempi. Questo è l'anno 2021, l'anno di velocizzare i tempi. Velocizziamo i tempi affinché la profezia si realizzi e possiamo. Quindi, come dice Matteo 24, capitolo 24, versetto 12, affinché questo Vangelo sia predicato in tutto il regno, così che poi venga la fine, ok? Detto questo, iniziamo oggi, portiamo la parabola che si trova nel libro di Marco, la parabola dei vignaioli. E tutto questo comunque è allo scopo di edificare e di esortare gli eletti del popolo di Israele, così chiamati negri, latini, taino, indios, nativi indiani d'America, terroni, Israele e dispersi in tutto il mondo, gli asharala. Siamo dispersi in tutto il mondo e il nostro lavoro è per l'edificazione del popolo di Israele, ok? Quindi questo è un messaggio agli eletti del popolo di Israele. Prima che vai, avevi nominato che siamo stati mandati a chiamare i figli di Israele in questi ultimi giorni qui. E questo è il libro di Marco, capitolo 16, versetto 15. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ok? Perciò noi stiamo facendo la volontà del Padre. Il Padre ci ha messo lo Spirito per venire fuori a portare questo Vangelo qui. E coloro che crederanno saranno salvati. E coloro che non crederanno verranno condannati, ok? Vai. Giusto. Perché comunque le nostre preghiere, le nostre orazioni sono sul nuovo regno, sono sulla luce del nuovo regno. Non siamo qua come i cristiani ipocriti che dicono di pregare affinché torni la normalità. Cioè, guarda, ti dico una cosa, possiamo anche buttarlo per terra, voi lo calpestate magari. No, non facciamo foto. Siamo qui per fare altro. Non potete fare altro? No, siamo qui per fare altro. Ah, ok, senti qui. Sì. Come dicevo, non siamo qua come fanno i cristiani ipocriti che pregano affinché torni la normalità in questo mondo, la normalità del regno dei diavoli. Perché quando si prega il Padre nostro, venga il tuo regno,
di quale regno stiamo parlando? Stiamo parlando del regno che Yahawashah viene a portare su questa terra qua. Quindi quando pregate affinché torni la normalità in questo regno, siete in contrasto con Yahawashah. Quindi automaticamente siete un anticristo, siete. Sta qua la sapienza e la conoscenza anche della preghiera che il Signore Yahawashah ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il nome del Padre Yahawah, colui che è o colui che esiste, venga il tuo regno. E quindi noi siamo qua per le strade, per le vie, affrettando i tempi affinché venga presto il suo regno, venga presto il regno del Padre Onnipotente, Yahawah Bashem Yahawashai, regno eterno. Certo. Questo è il libro di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è il mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, Yahawah Bashem Yahawashai, rimarrà in eterno. Questo mondo è carnale, questo è il mondo carnale. E chi rimarrà in eterno? Coloro che fanno la volontà del Padre, coloro che sono battezzati attraverso la parola. Qual è la volontà del Padre? La volontà del Padre la troviamo chiaramente scritta in Giovanni, capitolo 6, versetto 40, che ci dice: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi quando dice chiunque creda nel Figlio, non significa solo io credo e finisce lì, significa credere e mettere in pratica la parola che Yahawashah è venuto a portare, credere nella sua promessa, credere nel suo messaggio. E qual è stato il suo messaggio? Il suo messaggio è: ravvedetevi, perché il regno è vicino. Ok? Quindi noi non abbiamo da pregare per questo mondo qua, noi abbiamo da pregare per il regno che viene, perché conosciamo che questo mondo qua è il mondo che è andato in balia dei malvagi, questo qua è il mondo che è dato nelle mani dei diavoli di questa terra, gli ingannatori. Ho un precetto veloce per quello che stavi dicendo, che loro adorano il Padre solamente con la bocca, ma con il cuore sono lontanissimi. Questo è il libro di Matteo, capitolo 15, versetto 8. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti dei uomini. Giustamente, gli uomini oggi vanno dietro ai comandamenti, alle leggi, alle filosofie degli uomini. Hanno dimenticato qual è la vera dottrina, qual era la vera filosofia, il vero insegnamento, la verità. Come dice il Paolo nei Romani, hanno mutato la verità in menzogna, e oggi la maggior parte del nostro popolo va dietro alla menzogna. La maggior parte del nostro popolo è schiavo della menzogna, automaticamente è schiavo del peccato, perché ripeto, come se mi tiri fuori Giobbe capitolo 9 versetto 24, che la terra è data in balia dei malvagi. Quindi se questo mondo qua è un mondo che è controllato dai diavoli di questa terra, perché abbiamo da pregare per questo mondo qua? Abbiamo da pregare affinché passi questa pandemia, passi questa emergenza sanitaria qui, per tornare alla normalità. Ma quale normalità? La normalità dei diavoli? Questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi dei giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque? La terra è data in balia dei malvagi, quindi noi non abbiamo niente da spartire con questa terra qua. Anzi, noi siamo stranieri in questo mondo qua. Siamo estranei. Siamo stranieri nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di vivere. Siamo stranieri in questo regno. Il popolo di Israele, gli eletti del popolo di Israele, coloro che conoscono la verità, coloro che seguono Yahawah Bashem, Yahawashai, sono estranei. Ok, sono proprio estranei a questo mondo, non sono di questo mondo. Questo è il libro di prima lettera di Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi furono alcuni apostarono della fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza.
che ci ha liberato, da questa, schiavitù spirituale nel quale il mondo ci teneva. Ci ha liberato, infatti, come dice Giovanni capitolo 8 versetto 32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ok? Tornando a quello che hai detto prima, che hai letto il precetto da qual è la volontà del Padre, leggilo di nuovo per piacere. Perché quello che ha a che offrire questo mondo, come abbiamo letto, ok? Spiriti seduttori e dottrine di demoni, ok? Sviati dall'ipocrisia degli uomini, bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, ok? Questi uomini vogliono ritenervi, ok? Nella schiavitù spirituale per sempre. Ora stanno spingendo di mettervi largo sotto pelle, ok? La puntura. La puntura per farvi diventare proprio proprietà loro, ok? Leggi. Li stanno proprio marchiando come le bestie. E infatti arriverà proprio il marchio della bestia che metterà proprio metterà lo zucchero sulla torta, ok? E questo sarà il finale. E questo è un processo per arrivare a quello. Ma il Padre ha altri piani per noi. Vuole darci la vita eterna, vuole darci pace, ok? Ma la gente è proprio così ignorante, ma va via dalla parte del Padre che vuole dargli la libertà e vita eterna e vanno dalla parte dei demoni, spiriti seduttori, bugiardi. Vai. Come dici, ecco, proprio vediamo come il marchio di questo mondo che è carnale, mondo carnale, sei marchiato. Se vuoi far parte di questo mondo devi prendere il loro caragma, la loro incisione, devi adorare, devi far parte del loro sistema, del loro ragionamento. Mentre il marchio che noi abbiamo ricevuto è quello nello spirito, il marchio della Ruach HaKodesh, è lo spirito che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ci ha dato, facendoci intendere e conoscere la verità e liberarci dalla schiavitù di questo mondo. Rileggo, questo è Giovanni capitolo 6 versetto 40, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Il Padre vuole dare la vita eterna e per ottenere questa vita eterna non bisogna fare una puntura, non bisogna fare cose gravi, okay? Bisogna solamente credere al suo Figlio, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza e inganno chiamano Gesù. Bisogna solamente fare questo, cercarlo con il proprio cuore, avere il timore del Padre e ti verrà regalato per il cambio una vita eterna. Ma è questo che il popolo non vuole, perché sono fanno parte di questo mondo qui, perché il Padre si salva in spirito ma non con la carne. Ma in questo regno che stiamo vivendo la carne è glorificata. Qualunque cosa fa l'uomo è per glorificare la propria carne. Vai. Ma questo è il messaggio che il Signore Yahweh Shai ha portato. Questo è Matteo capitolo 4 versetto 23, che dice: Yahweh Shai andava attorno tutta la Galilea insegnando loro nelle sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, predicando la buona notizia del Regno. Quindi sta qua, quando il Padre dice di credere in suo Figlio, crediamo a ciò che il suo Figlio è venuto a portare. Ci è venuto a portare un messaggio chiaro: ci sarà il mio regno, verrà il mio mondo. Il Padre ha dato nelle mie mani il potere e il giudizio. Quindi adesso ditemi che cosa noi abbiamo da spartire con questo di regno, se non venire qua per le strade, per le vie, a denunciare la malvagità di questo regno, a denunciare le abominazioni di questo regno, a denunciare i malvagi e i diavoli della loro condotta profana, a denunciare questo mondo stolto che cammina senza interessarsi di quello che è gradito a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Precetto, questo è il libro di Matteo capitolo 15 versetto 14. Lasciateli, sono guide ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Questo è un detto che il nostro Signore Yahweh Shai ci ha detto chiaramente, per aprire gli occhi e non andare dietro alla dottrina di uomini,
ma ad andare dietro alla dottrina della Sacra Scrittura, di non andare dietro ai precetti di uomini, ma di andare nelle Sacre Scritture, perché ci ha lasciato il Consolatore. Ci ha dato il Consolatore, ha detto che quando lui sarebbe andato via ci avrebbe lasciato il Consolatore, che sarebbe stato con noi per sempre. Lo prendo velocemente, questo è Giovanni al capitolo 14 versetto 15, dice: se voi mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre. E qual è il Consolatore? Il Consolatore è la Scrittura, perché così che noi non andiamo dietro alla parola degli uomini, ma andiamo dietro alla parola di Yahweh Shai, la Scrittura. Infatti si dice che la scrittura sono le parole del Dio, okay? Sono le parole del suo figlio Yahweh Shai. Yahweh Shai stesso dice: io sono la via, la verità, ok? La verità è ciò che può ricondurre alla vita eterna, non queste menzogne che il mondo ha tirato fuori dappertutto. Sì. Ecco perché dobbiamo stare attenti e esaminarci sempre da che parte stiamo. Se stiamo dietro a delle guide ciechi che stanno conducendo il popolo in un fosso, come dice la scrittura, se un guida cieco guida un popolo cieco, andranno a finire nel fosso, ok? Anche la nostra guida ce l'abbiamo. Can. La nostra guida, la nostra mappa, la nostra bussola ce l'abbiamo tutti quanti, ce ne date in abbondanza. Ma il mondo non vuole le cose semplici, perché questa verità è una cosa semplice. Basta essere umile, avere il timore del Padre, cercare con tutto il cuore. Lui aprirà gli occhi, il velo che ha messo sugli occhi di tutti, ok? Ma la gente va indietro a delle cose più complicate di questo mondo. E lo hanno sempre fatto da generazione a generazione. Anche e soprattutto pensando a questi tempi nel quale ci troviamo noi, a questi tempi di oppressione, di restrizioni da parte dei malvagi, che come dice il libro dell'Apocalisse capitolo 12:12, il diavolo sa di non avere più tempo, perché i segnali sono arrivati, segnali nel cielo e sulla terra, segnali come le eclissi lunari, la luna di sangue, le carestie, terremoti che ci sono sulla terra, terremoti come non ce ne sono mai stati, rumori di guerra che come non ce ne sono mai stati, abbiamo i segnali, avvistamenti dei così chiamati UFO, i carri del Signore, che non ce ne sono mai stati così tanti come in questi tempi qui. Sanno che non hanno più tempo i diavoli e quindi spingono per portarvi farvi fare la loro fine, spingono per portarvi nel loro mondo. Ok? Precetto, questo è il libro di Matteo, capitolo 24, versetto 33. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino proprio alle porte. È proprio per questo che noi, attraverso l'Arca Kudash, abbiamo il discernimento di conoscere i tempi nei quali siamo, come dice anche Efesini, capitolo 5, versetto 15, che fratello tira fuori spesso. Quello là di conoscere, di camminare come saggi. Come saggi, ma non come stolti, calcolando il tempo, che i giorni sono malvagi, lo tiro fuori. E in questi tempi qua noi abbiamo bisogno più che mai del Consolatore, abbiamo bisogno più che mai delle istruzioni che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ci ha lasciato attraverso i sei servi, i profeti, attraverso suo figlio Yahweh Shai. Questo è il libro di Efesini, capitolo 5, versetto 15. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Ehi, ma è più che mai, ma è più come i giorni di oggi, i giorni sono malvagi. Lo vediamo ad oggi qua, per lavorare che cosa dobbiamo fare? Per lavorare ci dobbiamo iniettare chissà cosa, solo loro sanno quali veleni e quella merda c'è in quella puntura che ci stanno facendo. Sappiamo quali sono i giorni malvagi, dove per andare a fare la spesa tra un attimo al supermercato avrai bisogno di farti la puntura del diavolo qua. Sappiamo che questi sono i giorni malvagi, ma sappiamo che dietro questa oppressione, dietro questa restrizione, che cosa avverrà subito dopo? C'è la salvezza. C'è la salvezza, c'è la vita, c'è la promessa per il popolo di Israele. Questo c'è. Quindi, conoscendo questi tempi malvagi, adesso più che mai abbiamo bisogno delle istruzioni che ci vengono dalle scritture, che ci viene dalla parola del Padre nostro Yahweh Bashem Yahweh Shai.
come si dice in il libro dei Romani, al capitolo 15, versetto 4, dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione, vedete, mediante la pazienza e la consolazione, da dove vi viene la consolazione? Dalle scritture è tutto nella scrittura. C'è il principio, il mezzo e il fine, è il dopo però che solo gli eletti della casa di Israele vedranno. Il dopo che né occhi né orecchi hanno mai visto e udito ciò che sarà. Ma quella è la promessa. Secondo me attraverso lo Spirito, già che siamo in tema, andiamo nel libro di Isaia capitolo 12. Ok. Leggiamo dal versetto 6, perché diciamo queste cose perché stanno per arrivare. Stavi parlando di giorni di tenebre, no? I giorni. Cosa hai detto? Qual è il termine che hai usato? Giorni malvagi. I giorni malvagi, ok? E vogliamo farvi sapere che cosa dice il Padre riguardo questi giorni malvagi che stanno arrivando. Perché ciò che dice il Padre verrà, ok? Nulla delle sue parole non verranno ad accompire. Ed è questo l'inganno che porta il mondo. Il mondo crede che questa Bibbia parla così, parla al vento, e ciò che dice il Padre non avverrà, ok? Ma tutto all'improvviso, quando si trovano proprio nel momento che credono che proprio nulla succederà, arriverà la tribolazione come una donna incinta. Verrà a colpirli. Okay? Bene. Verrà a colpirli. Questo è Isaia capitolo 12. Sì. Quando dice Isaia, poi c'è la sicurezza dell'inganno che non va, che troppa gente ha bisogno di qualità. Isaia capitolo 12. Versetto 6. Versetto 6. Abitante di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. No, 12, versetto 6, inizio dal versetto 6, capitolo 12. Ma è Isaia. Isaia, sì. Isaia, capitolo 12, leggi dal versetto 6. Ah, vedi, hanno tagliato. Ah, scusami, 13. Scusa. Okay, questo è Isaia, capitolo 13, versetto 6, dice: urlate, poiché il giorno del Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Ok, il giorno del Padre è vicino, ok? E se leggiamo da altri precetti in cui continueremo a leggere da qui, non è un giorno di gioia, è un giorno di distruzione, ok? Ecco perché siamo qui fuori a fare un atto d'amore. Questo è l'atto di amore più grande, ok? Non è quello che dice l'ingannatore che sta in Vaticano e dice spargete amore, spargete amore. Se ami il tuo prossimo, dovresti essere in grado di dirgli che guarda, c'è un pericolo davanti. Ed è quello che stiamo facendo. Questa verità è l'atto di amore più grande che un uomo possa fare, ok? Avvisare il suo prossimo che guarda, c'è un pericolo davanti, così non si inciampa. E noi siamo qui a dirvi che il giorno del Signore è vicino. Vai. Come hai detto prima, le chiese, le religioni, tutto quanto vi dicono pace, sicurezza, pace, scambiatevi un gesto di pace, siamo in tempi di pace. Questo è Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 3 che dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno, perché questo è quello che avverrà e questo è quello che noi profetizziamo a questo popolo dagli occhi chiusi, a questi malvagi, a questi assassini, a questi profanatori, a questa gente abominevole. Infatti prima il fratello diceva che stanno cercando una normalità dopo tutta questa cosa che hanno causato. Qual è la normalità? Questo è l'inganno, l'ennesimo che il fratello ha letto. Vi dicono pace, dietro questo c'è pace, sarà tutto, torneremo alla normalità come eravamo prima. Ma queste sono delle menzogne più grosse. Queste sono delle menzogne, è come vedere un pericolo davanti, ok? E dire al tuo prossimo che okay, vai tranquillo, non c'è niente, ok? È quello che stanno facendo. Perciò c'è la bussola, c'è la mappa da seguire e sono queste scritture qui. Le parole del Padre Yahweh Shem Yahushai sono veritieri, ok? Sono queste parole che ci guideranno alla vita eterna, ok?
non sono questi uomini bugiardi che con queste promesse false e vane che vi portano alla vita eterna, ok? E questo è Marco capitolo 13, versetto 23, dice: ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa. Okay. Il Signore Yahweh Shai ci ha predetto ogni cosa. Non ci ha lasciato nulla, non ci ha lasciato senza. Infatti, quando tornerà, farà questo atto di grande distruzione, sarà giustificato, perché ci ha detto prima. Infatti, se andate nelle case di ognuno, cioè è difficile entrare in una casa senza trovare la Bibbia. Ma la domanda è che lo stanno leggendo? Stanno guardando dentro cosa c'è scritto dentro, o ce l'hanno come decorazione? L'hanno come decorazione anche. È proprio per questo, noi conosciamo i tempi che stanno arrivando e quindi ci esortiamo a vicenda con gli Achiam nel mondo a edificarci, a esortarci, a tenere duro in questi tempi, a tenere duro in questi tempi malvagi, perché conosciamo ciò che sta arrivando, conosciamo la distruzione che sta arrivando. Mentre tutto il mondo cammina ignaro di ciò che sta arrivando, noi sappiamo, e quindi, come ci dice Efesini capitolo 5 versetto 15, ci comportiamo da saggi. E come fai a comportarti da saggio? Questo è il libro di Efesini 5:15. Guardate dunque con diligenza, parlo un po' riguardo diligenza. La diligenza, sì. Essere diligenti, camminare secondo la volontà del Signore Altissimo, essere diligenti, essere attenti a ogni cosa che fai, sì, e non basterà mai quanto possiamo provare a essere diligenti, abbiamo sempre da essere più diligenti, comportandoci da uomini saggi. E dice: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Come facciamo noi a comportarci da saggi? Come facciamo noi ad avere la saggezza per comportarci da saggi? Questo è Proverbi al capitolo 9, al versetto 10, che dice: il principio della saggezza è il timore del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ma fatalità, il mondo non ha il timore del Padre. Fatalità, il mondo non ha il timore del Padre, hanno timore di altre cose, di rimanere infame, hanno timore di perdere il lavoro, hanno il timore di perdere la casa, ma colui che ha creato tutto non hanno timore di lui. Guardate che ipocrisia. Hanno timore di perdere la loro vita sociale, hanno timore di perdere la loro vita quotidiana. Ma guarda, è assurdo, perché le scritture fanno vedere quanto vano è l'uomo. E quanto stolto quanto stolti sono i suoi passi, ok? Secondo me c'è ancora da leggere sul libro di Isaia, ok? Vai, se hai qualcosa da tirare fuori, ritorniamo. Questo è Matteo. Ripartiamoci. Matteo capitolo 16. Versetto 25 ci dice: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Cosa significa per amor mio? Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi qual è l'amore che noi proviamo l'amore biblico che il Signore ci insegna? Dove lo troviamo? In Romani al capitolo... No, mi sa, sì, if you love me, my commandments. Coloro che amano il Padre e osservano i suoi comandamenti, ok? Ci tengono caro a queste parole, che sono le parole sue, vai. Questo è l'amore biblico. Romani capitolo 13, versetto 10, dice: l'amore non fa male, non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E siamo qua a predicare, ad insegnare anche a rispettare la legge, a rispettare la legge della Sacra Scrittura, la legge della parola di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, la legge che ci permette di camminare come è gradito al Padre Onnipotente, e quindi di santificare la nostra condotta. È che la gente non ha paura del Padre, okay? Non pensano a quello che succederà, okay? Non hanno paura del Padre.
ok? E pensano che il padre non farà nulla. Vediamo. No, adesso no. Forse fermeremo un attimo che passano, passare qui, perché non sentiremo niente e niente qui dobbiamo insegnare. Molto probabile che ci sposteremo da qui, sentite che c'è la musica, c'è una grande folla e ciò che insegniamo non verrà ascoltato. Andremo da un altro punto e continueremo la lezione. Chiudo dando questo precetto, vai. Luca capitolo 17 versetto 26, come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà pure ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si andava, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che fece perire tutti. Così similmente avverrà oggi, ok? Come state vedendo, stiamo insegnando la via che porta alla vita eterna, ma tutti stanno facendo diverse cose. Come ai giorni di Noè saranno. Come ai giorni di Noè. Sono distratti a vivere la loro vita e non si curano del Yaratazah, ci spostiamo, andiamo a trovare la verità. Shalom. Shalom.